Confermi. Salve ragazzi, qui è Delta 28, come va? Siamo su Jurassic World Evolution. Detto così sembra quei programmi di sport estremi, no? Col Monster Truck, no? Va bene, allora, che si dice di bello? Tutto a posto, da un bel po' che non ci vediamo, bla, le solite cose. La mia telecamera sta là, soltanto che io guardo lo schermo, quindi scusate se non guardo il video. Allora, che si dice di bello? Siamo qui, volevo fare un video sfizioso, non so quanto durerà, ve lo dico, lo ammetto. Alzo le mani. Sono un po' leggermente euforico perché forse ho bevuto 3 caffè, 4 e forse anche troppo la mattina. Allora, voglio portare Jurassic World per 3 motivi. 3. 1, voglio farvi vedere le cose, per esempio sfide. Sono cose che io non faccio quasi mai, però aiutano a sbloccare cose, più che altro aspetti estetici. Allora, Isola Nublar, ad esempio, io ho fatto quella modalità facile, per esempio per il Dionicus, vabbè, ho sbloccato l'aspetto estetico, però non per del Indominus Rex. Un po' c'è un motivo, non perché faccio schifo a giocare, anche. È perché sta scritto Giurassica, madonna, la modalità più difficile, non poteva essere difficile, no, Giurassica, per farti bestemmiare, no? Avere le schi dei predatori, buona parte, bastardi, infame. Altri aspetti estetici sono, vabbè, io farò sempre tutto facile all'inizio, così sblocco almeno gli aspetti, vedi, di qualsiasi difficoltà, vedete? Quindi io sblocco buona parte sempre questo aspetto, che ancora non ho sbloccato, lo so, lo ammetto, faccio schifo, ma non ho avuto neanche molto tempo a giocare. Allora, Edmontosaurus, e poi c'è il Ceratosauro che la voglio sbloccare. Poi abbiamo il Triceratopo, aspetto estetico, che lo vorrei sbloccare volentieri. Il Dilophosaurus non lo sbloccherò sicuramente. Poi abbiamo il Parasaurofo, vabbè, Elvis, da sbloccare, però il Brachiosauro non lo sbloccherò sicuramente. Poi il Gallimimus, vabbè, il Gallimimus può anche morire, quindi col cavo che lo faccio. Apatosaurus, sì, lo devo sbloccare perché il colore è blu, quindi chissà che cacchio cosa diventerà. Velociraptor, però c'è la skin che secondo me, quella skin, se vedete, dovrebbe essere di Jurassic Park 1, dovrebbe. Almeno dai colori, alzo le mani. Qua invece che avevamo, è Isola Pena, giustamente, la nostra famosa isola che ti fa bestemmiare. La skin del Tirannosauro Rex di Jurassic Park 3. Quello là verde, che tutti quanti, non è vero, non è verde. È verde. Vi odio. Anche nelle descrizioni di vecchi libretti c'era il disegno del T-Rex verde, quindi non seccate. Che poi infatti è bellissimo. Buonanotte, non lo sbloccherò mai. Poi abbiamo il Pachycephalosaurus, che questa è la skin, questa qui, di Jurassic Park, il videogioco, quello là, War Pack, quello che ho io. Infatti ha la skin giallo dorato e dovrebbe essere questo, infatti. Sì, somiglia a uno che già esiste già nel gioco, ma questa in particolare è quella originale. Poi abbiamo il Troodon, vabbè, con la skin del Troodon. Poi abbiamo questo. Vedete, hanno aggiunto, infatti, i due nuove location, che abbiamo lo Stegoceratops, vabbè, chi se ne frega, l'aspetto estetico dell'ibrido, però dello Spinosauro mi interesserebbe. No, quello è Spinoraptor. Allora no. Spero che forse questi aspetti estetici verranno usati come DLC o verranno messi gratuitamente, perché le sfide non credo che le farò tutte. Allora, continuiamo con la nuova campagna. So che dovevo forse caricare, perché ho qualche piccolo problema di caricamento file. Sono qui perché volevo parlare dei DLC che sono stati descritti, annunciati, e quando verranno messi. Più che altro non si sa, però si sanno i mesi, giugno, luglio, agosto, già si sa, estate, praticamente il periodo estate ci saranno DLC e aggiornamenti, upgrade. Oh Dio, che è successo? State buoni? Dove sono? Vi ho lasciato con il nostro amato Acrocantosauro. Sì, no, perché stavo leggendo il nome, però soltanto che non va bene, perché se devo fare i nomi e cose preferisco
che si leggesse almeno il nome. Aspettate un secondo. La cosa è divertente che vedrete pure il menu. Devo un attimo settare. Videocamera verrà messa qui. Ecco qua. Eh no, è per forza, sennò. Lo so che è un po' brutto che stai combinando tu. Detto questo, vedete perché Acro è scritto piccolo così. Bene. Allora, dicevamo, scusatemi. Allora, parliamo di dinosauri dei DLC. A parte che vi ho lasciato con l'acrocantosauro, che però voglio fare una cosa. Per prima cosa, portiamo via qualche dinosauro. In questo caso portiamo via... No, i colli lunghi no, voglio portar via... Ah sì, ok, ho deciso. Te? Bellissimo. Il Diplodocus, e voglio portare via un altro Diplodocus. Vabbè, tu corri, calma. Dov'è l'altro Diplodocus? Dovrebbe esserci in due. Uno sta qua. Ah, ecco l'altro. Perfetto. Ma parliamo dei predatori o degli DLC. Dei DLC. Intanto voglio vedere, ho quasi tutti i dinosauri. Ah, ecco qua l'Herrera. Però voglio modificare, se è possibile, l'aspetto. Questo aspetto qua della steppa sarebbe dedicato al gioco di Jurassic World da game. Però io, essendo una persona antipatica, io lo voglio fare con questo colore, mi piace di più, quindi incuba per questo. E poi qua andiamo a incubare l'altro. Eccolo qua, modifica geoma, voglio vedere se c'è un colore carino. Sì, facciamo sempre questi colori qua. Allora, aspetteremo che uscirà. Intanto togliamo di mezzo. No, perché lo mangi, bastardo? Infame, io dovevo... Vabbè, niente. Disgraziato. Dai, ma ti odio. Allora, parliamo dei DLC. Prima di tutto, l'acrocantosaurus è un bastardo che quello dormiva l'ha ammazzato mentre dormiva. Guarda, sei un grande pezzo di me. Vabbè, disgraziato infame. L'acrocantosauro, io già ne avevo parlato in un video passato, proprio con il carcarantondoro. Il carca, ok? o meglio, coi tirannidi, che misi in mezzo proprio l'acrocantosauro, proprio perché è uno di quei dinosauri che, per l'appunto, è anche uno di quei carnivori noti. È molto vicino alla famiglia del carca, però è anche nell'intermezzo del... Aspettate, io sono cretino, è il cibo? Sono cretino? Mi ho scordato del cibo. No, faccio schifo. Aspetta, sì, ho capito, sì. Se no questo poi dice, non posso mangiare e muoio di fame. Tranquillo, ti butto pure qualche capra. Allora, guarda, giusto perché in amicizia, no? Eccolo qua. Allora, tornando a noi, che questo poi, se non mangio, sono cavoli. Sì, ve lo dico già, sono cavoli se non mangio. Dopo si incazza come una bestia de Satana. Guarda come guarda, del tipo, io fame. Allora, tornando a noi, l'acrocantosauro è della famiglia dei tirannidi. Posso dire che è molto vicino tra il carca e il gigantonosauro. Giga, vabbè, il giga. Sì, perché posso sbagliare il nome con un altro che poi è un collo lungo, è un sauropode. Ovviamente è inutile da dire che il design è completamente sbagliato, però l'unica cosa forse positiva che hanno fatto è stata la schiena, che è perfettamente corretta, su questo glielo concedo. È grasso, è grosso, scusami, senza che mi guardi male, però la faccia è completamente sbagliata. Però, dettaglio, però la cosa è divertente, è sbagliata la faccia, ma quando lo vai a ricercare... Hai fatto bene, cioè guardate, so per farvelo capire, no? Vai qua, vado, aspetta, che cos'era? No, era qui, scusatemi, errore mio. Fossili, dov'è? Era qui e non lo trovo più. Eccolo,
Non si vede ora l'immagine, però senza l'avvio si nota perfettamente la sua faccia corretta del dell'acro. Vabbè. Ecco, ancora devo sbloccare il tro. Sì, è vero, li devo ancora sbloccare. Allora, parlare di DLC. Mo, giustamente non ho parlato di questi due DLC. Dove sta? Dov'è il carnivoro mio? Carnivoro, ecco. Allora, lui è uno dei grandi predatori. Hanno fatto bene a metterlo, lo concedo, io lo concedo. Ma fanno pure bene a variare pure gli aspetti estetici un pochettino, glielo confesso, perché. Diciamoci, fra tutti i predatori buona parte sono molto identici, sono effettivamente uguali. Quindi, ovvio che hanno voluto modificare un bel po' la faccia, per variare, per dire no, guarda che è diverso dagli altri. Però, sì, perché se paragoniamo a un gigantonosauro, praticamente è identico di faccia, attenzione, non di fisico. Ecco, sblocchiamo ovviamente i nuovi dinosauri, ragazzi, ma vedremo il primo è uno dei primi antenati, ragazzi. Dei tirannidi, ovvero l'Herrera Sauro. Eccolo qua, guarda quanto è bello. Che poi è un verso diverso, molto figo. Che io posso alzare leggermente il mio volume, che non sento nulla. Però voglio muovere un po'. Ecco qua. L'Herrera è molto piccolo, non è enorme, anzi, è da grandezza di pastore tedesco, però un po' più grande. Però è quanto un pastore tedesco. Vedete, sociale, può stare anche da solo. È un predatore abbastanza grandicello che gestisce, non deve stare per forza in compagnia. Non è malvagio, eh. Sì, credo che rispetto a un giga a uno del genere non gli conviene provocarlo. Questo dinosauro, io non sapevo che si era visto anche in Jurassic World da Game. Così a caso. Ed era pure bello grande, però non mi aspettavo che era effettivamente lui. Hanno fatto bene a introdurlo perché alla fin fine si vede in un Jurassic da Game, quindi a sto punto non potevo non metterlo. Ma perché stai saltellando come un pazzo? Spiegamelo. È un po' impazzito, secondo me ha bevuto più caffè lui che io, eh. Sta buono. No, io voglio capire che fa. Ok. Sta girando intorno, che è impazzito. Ah, mo ti sei placato un pochettino. Correvi come un pazzo, mo mangia. Scuscia. Vediamo come mangi intanto. Avete visto? Avete visto che ha fatto? Guardate bene, con le zampe anteriori si mette a prendere il cibo e lo. Ecco. Praticamente che cosa fa? È una cosa sua tipica, è vero. Praticamente l'Herrera, essendo come un velociraptor, comunque dinosauri piccoli, carnivori, loro spesso oltre a mangiare strappano con gli artigli una parte della carne e se la tirano, per esempio, e se la riportano affiancato e se la mangiano per fatti loro. Perché sono molto. Fra di loro sono, come posso dire, spesso sono in gruppi, in branchi, ok? Sono da 3 a 4 a volte, e si vede pure dal sociale qua, si vede che raggiunge un certo livello dei suoi compaesani. Però, loro sono anche molto possessivi in un certo senso. Mangiano, per esempio, scusatemi, ecco, mangiano, afferrano quella parte di carne, se la tiro e se la mangio per fatti loro, perché così non vengono derubati o rubati. La carcassa o il cibo in questione. A parte che si vede una differenza di misura. E adesso tocca a lui. Mo' mi direte chi è questo. Questo è un. Non dico antenato o come volete. Eccolo qua, guardate. Eccolo qua. Non è un antenato, ma neanche chissà che cosa. Si sente sciollo. Ah, ma poverino, si sente sciollo. E allora aggiungiamo due o tre di questi, cioè proprio. Però modifichiamo i colori, dai. Così facciamo una cosa bella. Perché questo basta tre. Questo predatore qui invece è di un'altra categoria di famiglia abbastanza interessante. A parte che. Già. Parte che è più piccolo, questo volevo far notare, ma nello stesso tempo si stanno già scannando. Porca miseria, state buoni. Guarda come fa i passi. No, aspetta, mo voglio vedere che succede.
verrà ammazzato sicuro. Beh, non puoi confrontarti con... Ah, ok, è ammalato lui. Se vai a sistemare, intanto dai anche da mangiare. Sei un pezzo di merda comunque te, eh? Oh, non ha fatto... Oh, è arrivato e si sono ammazzati. Fantastico. E io che volevo adottare qualcuno. Allora, dove sei? Dici che... Guarda, guarda come... Non te! Te! È stato abbastanza aggressivo, non so se l'avete notato. Allora, volevo farvi vedere le differenze di dimensione, ma l'avete visto proprio in Fast, poi, ma Fast and Furious proprio. Allora, tornando a noi, a quel dinosauro di prima, che era il Proceratosaurus. Questo qui è un dinosauro... della famiglia degli allosauri. Famiglia, attenzione, famiglia, non specie, perché c'è il Dilophosauro che è una specie e altri. Poi ci sta anche lui. Questo dinosauro ha la sua particolarità, il fatto del muso che tiene questa cosa bozzo. Questa cosa tipica porta alla famiglia, perché questa è la particolarità di questi dinosauri, sono le famiglie più piccole delle classi come il Ceratosauro, per farvi capire, il Carnotauro, ok? Sono le prime famiglie, cioè sono proprio gli inizi delle evoluzioni. Oh, aspettate, scusatemi, non posso stoppare. Pronto? Pronto? Va bene. Dicevo, parte che hanno finalmente sbloccato, quindi approfittiamo. Eccolo qua di nuovo. Questo qua sono delle prime famiglie di quelle classi, ok, di dinosauri. Proprio uno direbbe, come lo sai? È per il fatto del muso. Il muso è quello che caratterizza di più di tutti. Infatti è molto piccolo, questo ha le stesse dimensioni di un Troodon. Il Troodon non è enorme. Parliamo di una dimensione proprio piccolissima. Guardate quanto si vede che è piccolo. Intanto, detto questo, facciamo nascere anche altri cuccioli. Come lui, cuccioli, scusatemi. Le dimensioni sono troppo... Guarda, sono talmente piccole che a volte quando escono pure non le vedi bene. Però dovrebbe uscire anche questo, dai. Però per favore non vi scannate subito, eh. Mi servite vivi per il momento, eh. Questi hanno bisogno di gruppi, perché giustamente sono piccoli, molto piccoli. Eppure il Troodon ha bisogno di molta compagnia. Guardate, è bellissimo sto fatto che è talmente piccolo e adorabile nello stesso tempo. Intanto possiamo passare alla telecamera ad altri. Non vi scannate però. Ecco, guarda, pure sott'acqua, cioè praticamente nelle profondità. Vedete come vanno in coppia, in squadra, dovrebbe andare? L'altro dovrebbe raggiungerli a breve, se non si sta scannando con l'Herrera. No, sta bevendo, il bello tranquillo, meno male. Allora, questi predatori sono molto più piccoli. Se io vi metto con un Dilophosauro, per esempio, vediamo se posso farlo, giusto per farvi vedere un paragone di dimensioni, giusto per in ordine alfabetico. Lo so, scusatemi. Ecco, anzi, anche il Deonicus, eccolo. No, il Deonicus no, già no, perché ha l'artiglio, quindi no, non è della stessa famiglia, sono altre fazioni, giusto? Stavo dicendo, ma una cavolata, infatti potevate anche picchiarmi in quel momento. Ritorniamo, l'Herrera sta là, che è pericoloso, e gli altri dove stanno? Sì, che comunico fra di loro, e l'Herrera sta arrivando, sembra all'inverno sta arrivando. Quell'altro sta in fondo, lì, bello e buono. Qua non so se succederà il macello, ma quell'Herrera è pericolosa, si sta avvicinando con tanta cattiveria e ignoranza. Ok, non si sono toccati per il momento, attenzione. Allora, questo è l'aggiornamento questo è il DLC dei carnivori che ho comprato la volta scorsa e vi ho fatto vedere l'introduzione con l'acrocantosauro. Ma prima che... che succede? Ah,
Prima, guarda come passa, è bellissimo, sarebbe stato figo se passava tra le gambe dei guarda, dei sauropodi, sarebbe stato qualcosa di figo. Peccato che non lo fanno. Oddio, l'ha fatto! L'ha fatto! L'ha fatto! Grande, l'ha fatto! Non, io, oh, no, non è stato programmato. Vanno a caccia di che cosa? Si scannano. Ma c'era una capra! Cosa stai facendo? Ah, si stanno comunicando, bravi, bravi. C'è una capra là. C'è una capra che sta correndo. C'è una capra, ragazzi. C'è una capra. Decidete cosa fare. Guarda, siete rincoglioniti. C'è una fottuta capra. Ci sono più di due capre. Però in tutto ciò, il dilofosauro ha ancora tutto sto tempo. Ce ne vuole. Madonna, che palle. Volevo che... volevo fare già i confronti di dimensioni. Allora, parlando comunque di confronti di dimensioni, non parlo di loro, per favore. Vabbè, il carca... Oddio, perché sta... Ah, e ha ragione. Ha ragione, troppo popolo, troppo popolo. E quindi che fai? Tolgo i brachiosauri. I brachiosauri e questi. Perfetto. Sì, perché se si arrabbia l'acro, so guai, Muoio. Bello. Io potrei mettere pure in modalità foto, però non mi ricordo come si faceva, però non mi interessa. Sì, potrei fare modalità foto, eccetera, però non mi interessa. Allora, tornando a noi, questi qua, vabbè, vanno in gruppo, non so se l'avete notato. Vedete? Com'è beh. A me piacciono questi aggiornamenti del gioco di Jurassic World, proprio perché... hanno migliorato le dinamiche di comportamento dei dinosauri. Vedi, comunicano intanto. Ecco il dilofosauro. Voglio vedere se riusciamo a far vedere la differenza tra un dilofosauro e questo predatore. Vedete il verso? Ah sì, ha la skin modificata, giusto. Si apri l'anello. Bello, bello, bello. Anche lui è molto piccolo, non è che scherza, vedi? Oddio, hanno aggiornato il sociale, ragazzi, hanno aggiornato il sociale. Cioè, da solo può supportarsi, ma che figata! Prima non era così. Sì, però, per favore. Già, guarda, già ha individuato la preda questo. E pammale! Bravo, bravo. Allora. Tanto mo' prima o poi incontreremo. Scusate la telecamera con la faccia. Allora. Sì, voglio vedere se incontrerà a che fare con quegli altri quegli altri predatori. Perché anche questo è piccolo, però volevo far vedere dimensioni. C'è stato qualcosa di grosso che si è avvicinato, ma non ho capito che cos'è. Ecco, la telecamera è brutta quando ci sono troppi alberi, non fa vedere. Ma era qualcosa di grosso come carnivoro, quindi. Però. Conviene buttar via questi. Uno. Sì, perché se si arrabbia il predatore, so cavoli. C'è qualcuno che sta sfondando il muro. C'è qualcuno che sta sfondando il muro. E cioè, vabbè. Fatelo calmare a quello. Fatelo calmare. Io avevo detto, oh, basta un attimo. Basta un attimo. Ah, mo ti stai calmando, brutto stronzo. Aspetta, annulliamo, annulliamo, annulliamo. Ok. Allora, dov'era il dilofosauro? Eccolo. Ha trovato. Eccoli qua. Voglio vedere da vicino come sono, ma sono delle stesse dimensioni, notatelo. Notatelo, sono delle stesse dimensioni, più o meno. Più o meno. Allora, scusate che mi sono un attimo distratto. Madonna, è passato un gigante. Allora, dicevo, salute bassa. Oddio, si stanno scannando. Oh, ma sempre questo colore, non... Sempre questo colore. Scusate per la telecamera che ha un brutto... Vabbè. Voglio vedere che succede. Ah, si stanno massacrando un bel po'. Sì, quello è morto intanto, bravi.
Vedete, lui è ancora più piccolo del Dilophosaurus di dimensioni, eh. Bellissimo, quindi quello là è diventato poi un attacco. Non è più una cosa dell'attacco finale. Sì, hanno aggiornato un po' di più, questa cosa. Mi piace, mi piace, mi piace. L'unica cosa che fanno schifo tutte e due. Allora, questa cosa è puramente corretta, che questi disgraziati infami, che non li vedo, non li trovo, non trovo più un altro. Sì, dov'era? Cioè i Proceratops Saurus, qua come cacchio si chiamano. Effettivamente non è sbagliato come del fatto che sono deboli. Sono stati massacrati di brutto. E parte che fa vedere l'Herrera quanto è effettivamente grande rispetto agli altri, eh. Cioè un Velociraptor già non si vede subito. Qua invece l'Herrera sì. Perché ve l'ho detto, è un picco tiranide. Piccolo, attenzione. Vedete che poi devi andare a cercare a lui. Lui ad esempio è rimasto da solo e secondo me inizierà a dare problemi. E non voglio, quindi portiamolo via. Allora, futuri aggiornamenti. Un altro aggiornamento in particolare, quale possiamo parlare adesso? Perché mo abbiamo parlato dei dinosauri, abbiamo visto anche delle piccole differenze di dimensioni. Lo so, un'altra dimensione che dovrei fare come esempio è il Troodon. Lo so. Ma il Troodon non l'ho ancora sbloccato. Cercherò di sbloccarlo, promesso, promesso. Che volevo dire? Però con calma, perché prima devo fare delle cose. Voglio aspettare un po' degli aggiornamenti e poi riparlerò di tanti dinosauri. Il Troodon, piccola parentesi, intanto me l'ho accennato, è della famiglia dei Velociraptor, dei Raptor, soltanto che è di un'altra classe, ok? Come il Velociraptor, che poi da lì nasce tutta una famiglia estesa di... come vengono chiamata la famiglia, non me lo ricordo, non mi viene il nome, scusatemi, tabula rasa, non sono con i nomi delle famiglie, faccio schifo, lo so, scusatemi. Comunque che poi il loro nome in latino è uccello rapace, quindi infatti la sua famiglia era in quel, aveva quel termine, però non mi ricordo il nome, vabbè. Cioè un rapace veloce, uccello rapace, lucertola veloce rapace, un po' non mi ricordo più. Comunque il Troodon è di un'altra categoria del Velociraptor, come il Velociraptor che da lì nasce, che ne so, l'Utahraptor, l'Astroraptor, il Docraptor, Ducoraptor, come cacchio si chiama. Da quella fascia, sempre nel lato del Velociraptor, ci sta il Troodon. Questa è la questione. E si vede e si capisce da un altro fattore. Dalle zampe. Il Troodon non ha gli artigli accumulati con l'uncino che ha il Velociraptor, quella famiglia. Però è visto da quella categoria. Ma già l'ha provocato il tipo sparisci microbo. Guarda come è scappato l'Herrera, bello. In tutto ciò il Dilophosaurus dov'è? Eccolo, quella bella adorabile, carino e coccoloso che cammina. Oh, la telecamera? Comunque, sì, volevo un po' guardare, però preferisco mettere a che fare con un bel predatore grosso di questo genere. Allora, uno direbbe giustamente, perché non fai un paragone con un bel, appunto, predatore grosso per paragonare l'Acrocanthosaurus? Vabbè, faccio così. Io vi ho fatto un esempio con il Giga, no? E a sto punto mettiamo il Giga. Vediamo se ha qualche aspetto particolare che potrei introdurre. Ecco questo. Faccio questi paragoni perché sono quelli là più vicini fra di loro, capito? Come due predatori sono quelli là più vicini. E voglio farvi vedere la differenza. A parte anche dalle mani, dagli artigli. Vedete, questo ne ha tre come... Non dico il gigantonosauro perché ne ha già. Il gigantonosauro, se non sbaglio, ne ha 4. Il carca ne ha 3. Lui, questo acrocantosauro, è nell'intermezzo fra loro due. È più grosso del carca.
però è più picco del giga, ma nello stesso tempo ha la stessa faccia di un giga, ma la fisonomia di un carca. Ecco perché ci sta questa questione fra loro due, e lo dico apposta, l'ho detto apposta. Bene, tornando dalla famiglia dei tirani e tutto il resto appresso, vi ho parlato del Troton, piccola parentesi, ma parliamo di DLC, cosa che finalmente stavate aspettando, finalmente, e poi perché così posso staccare sto video, non per qualcosa. Allora, per prima cosa, ho scoperto che ci sarà un DLC dedicato, forse, ok, dico forse, a dinosauri più piccoli, e si è parlato del non Protoceratops, però uno ancora più, uno delle stesse, un po' più grande del Protoceratops, che non mi ricordo il nome, e parliamo già di erbivori molto più piccoli di un Galliminus, per farvi capire, e chi conosce il Protoceratops sa perfettamente che è minuscolo, cioè parliamo di grandezze di quanto un cane, ok? Ecco perché, se state notando, tutti i dinosauri, predatori, erbivori, quello che volete, li stanno facendo iniziare a essere più piccoli. Per farvi capire, anche un Herrera, che mo non lo trovo più, è un intermezzo interessante, perché non è né troppo grande ma neanche troppo piccolo, cioè è nell'intermezzo di una dimensione piccola, ma che può benissimo arrivare di grandezza di un dinosauro medio. Medio, ok? Semi-medio. Mo sto già esagerando troppo. Vedete? L'Herrera tu lo rivedi subito, lo vedi da lontano. Mentre il Dilophosaurus tu lo devi cercare bene. L'Herrera l'hai visto, ma adesso sei nascosto qua. Ma se stiamo fermi qua a guardare il movimento di qualcuno, l'Herrera lo riconoscete subito. Guardate, ve lo faccio vedere col mouse. Mo stiamo fermi qua. Vabbè, qua ci sta l'Acrocanthosaurus. Ma qua dice che dovrebbe stare qua il ecco, vedete la, ecco, vedete subito l'Herrera, l'ho visto con l'ombra e dal colore. Il Dilophosaurus io non lo sto vedendo ed era qua in zona, anche se lo provassi a cercare qua non lo trovo così a occhio nudo, e infatti non lo sto trovando. L'Herrera sta qua. No, sono un atto curioso se riesco a individuare il Dilophosaurus, perché poi il Dilophosaurus non voglio, anzi sapete che faccio, metto Max, vedete, stava proprio qua, vedete, avete visto, l'Herrera sta qua, il Dilophosaurus sta qui, vedete, guarda, guarda, è talmente piccolo che ho dovuto vedere con la mappa. Boni, comunque avete visto che cosa intendevo con le dimensioni. Mo tornando comunque a noi, perché vi sto parlando di dimensioni? Perché ci sarà un DLC dedicato al Compsognathus e al Protoceratops, o comunque di quel piccolo, prime razze, ok, le prime razze della famiglia dei Ceratops, ok? Quindi stiamo andando molto a scendere di dimensioni, ragazzi, e questa cosa è molto interessante perché fa vedere come da piccoli dinosauri diventò ste bestie, ed è ci sta. Il fatto è che sarà molto interessante come li sistemeranno, perché un Compsognathus è talmente piccolo che non lo vedi così, con una mappa così tu non lo vedi, lo vedresti solo in questo modo, o se no una cosa anche migliore, ti crei una teca dedicata al Compsognathus, perché è molto piccolo. E non credo che un Compsognathus ci serve una carne di questo genere. Forse faranno degli aggiornamenti di cibi più piccoli. Dico sta cosa perché si è scoperto che un altro futuro DLC in questione, che è molto interessante, sarà proprio sull'aggiornamento del cibo. Uno di queste uscite sarà il cibario di pesce. Ok, il fornitore di pesce. Uno direbbe come? Praticamente hanno fatto un'immagine dove fa vedere uno spinosauro che mangia pesce. Allora, questa cosa mi fa pensare che gli sviluppatori stanno pensando molto a migliorare in ambito intanto, ma io l'ho. Ah, ecco, finalmente sta per uscire. Infatti lo dicevo, quando cazzo ci vuole? Dicevo, gli sviluppatori dicono in testa loro: ok, non possiamo fare un gioco che specifica benissimo gli aspetti estetici dei dinosauri, perché ci dedichiamo a una saga cinematografica, e qua ci troviamo,
vogliamo essere molto fedeli alle ricerche scientifiche. Così riattiriamo anche l'attenzione dei paleontologi. E ci sta perfettamente perché lo spinosauro mangia pesce. E qualcuno sta già ipotizzando che forse ci sarà un DLC dedicato alla famiglia dei spinosauri, che ne sono veramente pochi. Abbiamo solo l'Ossicumimus, il Baryonyx e vabbè, e giusto è lo spinosauro. Ecco qua finalmente il Giga. Molto bello. Ora muoio. Mo' vediamo. A parte voglio vedere di... Ah no, erano tre, allora ho detto io una sciocchezza. Allora chi cacchio ne aveva quattro? Come dinosauro grande, attenzione, ho visto... E forse mi sto confondendo. Beh, che ero sicuro che ci sta uno con quattro dita. Vabbè, già questo mangia la pecora, la capra. Bella. È leggermente migliorato anche le dinamiche del... Vedete la faccia del Giga? Anche l'acrocantosauro in teoria ha la sua stessa espressione facciale. Però da notare che è più magro. Sta buono. Allora, si è offeso perché ho detto che l'acro, che lui è più magro e l'acro no. Caro mio, hai qualche problema. Infatti, l'acrocantosauro come il carca andavano a caccia buona parte di sauropodi che erano lenti. Questo non ve l'ho detto, ma mi sa che lo dissi, infatti è nel vecchio video. Mentre il Giga no, il Giga non mangiava sauropodi, mangiava triceratopi, comunque predatori che correvano anche. Quindi la sua fisionomia è più che corretta. Cosa sta facendo? Si sta divertendo questo. Ok. No, io voglio che si incrociano e voglio vedere che succede se si affrontano. Sì, avete visto cosa sta facendo quel movimento del corpo? Credo che ha individuato un altro predatore. Voglio vedere se si affrontano. E voglio farvi vedere le dimensioni. Scusate che mi sono atto di sta Madonna, che brutto ciuffo che ho, che palle! Io odio il ciuffo, non lo porto da una vita. Non mi mettete a fare cose dei ciuffi. Sì, sono io che me lo sono messo male. Guarda, si sono già incrociati. Si sono salutati. Ok. Le dimensioni somigliano molto, che sono uguali, eh. Madonna, ho un brutto capello di merda. No, aspetta. Ecco. Ah, fanculo, mi sto stancando. Ho i capelli schifosi, scusate che mi sto aggiustando i capelli, ma... No, non è possibile. Aspetta. Mi sto stancando. No, perché mi danno fastidio anche a me. Quella è la cosa comica. Allora. Tornare a noi e passiamo la telecamera anche al gigantonosauro, giusto perché siamo persone buone e vogliamo anche far vedere gli altri predatori. Allora. Ci sarà questo aggiornamento upgrade a giugno dedicato al pesce e forse anche al miglioramento di un tool, quindi di un programma che permette di migliorare le dimensioni, ok, non dimensioni, andamento, ok, del territorio, in questo caso del terreno, o aumentare o sprofondare magari il livello del lago, del laghetto, di fare qualcosa, insomma. Da notare quanto era piccolo il Dilophosaurus in questione, fantastico. Sì, quello lo morde per provocare, no? Giustamente. E lo passo pure attraverso, no? Più che giusto. Comunque, è un aggiornamento che mi interessa moltissimo vedere, sappiatelo, mi attira moltissimo un aggiornamento del genere, perché fa ben notare, qui si forse si affrontano finalmente, passa fa. Si affrontano, è da notare. Bello, oddio, colpo di testa, fantastico. Spostati, sauropode, non è il momento. E si mette pure in mezzo al combattimento. Guardalo, guardalo. Ma che vuoi? È una brutta posizione, caro mio. Ahia, che danni che fai, però, eh. Ah, ecco, mo' ha capito di andarsene. Ah, madonna, la capocciata, ma è bellissimo. Ah, gli ha fatto molti danni. Fra di loro due si stanno scannando a vicenda. Chissà chi è il più pericoloso.
Ah, colpendo però alla gamba è letale. Ma ci sta perché l'acrocantosauro attacca la gamba al sauropode. E l'ha battuto pure. Allora, a parte che l'ha ammazzato, per carità. Dai, urlo di vittoria. Niente, mi aspettavo l'urlo di vittoria. Allora, parte, guarda, chi com'è stanco, bellissimo. Mo' hanno aggiornato pure il movimento del quando è stanco, che bello. È leggermente devastato, lento pure e aggravato. Ma dopo. Sembra. Sta poi morendo praticamente. Ah, mo si sta riprendendo un poco. Allora, da notare prima le dimensioni, Gigantonosauro, avete visto quanto era più grosso di lui, ma nello stesso tempo era più grosso in senso grande, ma era più magro, però anche se era fosse un po' più robusto, era meno magro rispetto a... aspetta, qua c'è un combattimento tra dinosauri che non vedo. E dai, dove? Ok. Tutti che combattono, vediamo un po' qui. L'Herrera è più grande, è un po' più grande del quanto un Velociraptor del gioco, della serie, scusatemi. Ah, te ne sei scappato, disgraziato furbacchione, hai fatto pure bene. L'Herrera si è danneggiato un bel po'. Lo sta guardando il tipo, che faccia adesso? No, comunque hanno aggiornato un po' le dimensioni. Bene, detto questo, che si scannerà nel T-Rex, ormai questo ha vinto ed è tutto contento. Anzi, guardiamo la telecamera da qua. Ecco qua, guarda com'è bello vederlo. Ciao! Ciao bello, tizio! Mi sta guardando male. No, stai buono. Però è bello che ogni dinosauro ha un suo singolo comportamento. Questa è una cosa bella del gioco, eh? Per gli aggiornamenti che hanno fatto. Comunque, come dicevo, vedete che lui è molto più grosso. Grasso anche, buona parte. Per questo che forse ha battuto il gigantonosauro, il giga, ma non perché il giga era debole, semplicemente che lui era più magro e non c'era confronto di peso, dimensioni. Quindi credo che il colpo di testa fa più danno perché tende a buttare tutto il corpo contro l'avversario, mentre il giga tendeva a mordere, a zannare. Quindi sì, facevi danno, però non è un morso quanto un T-Rex. Quindi che significa? Fai poco danno ma rispetto a uno che ha più carne e prima arrivare ai muscoli, quindi grandi muscoli possenti. Ciccia molto grasso, arrivare a fare danni seri non è facile. Se sei un T-Rex già avevi più probabilità. Ora uno mi dirà, vuoi proporre? Proporniamo, testiamo e vediamo, verifichiamo. Il T-Rex in ordine alfabetico è uno degli ultimi. Modifica però aspetto perché mi scoccia, mette sempre lo stesso aspetto estetico. E intendiamo a mettere questo, dai. Incubiamo. Allora, tornando ai DLC, scusatemi che mo non stavo parlando più di DLC perché mi sono soffermato a vedere il combattimento, ma anche perché è una cosa bella e interessante, in ambito paleontologo. Lo so, sta durando un po' questo video, lo confesso, però non faccio un sacco di tempo video, quindi diciamo che è un extra, un'esclusiva. Allora, ci sarà questo aggiornamento quindi dedicato al cibo del pesce, forse al miglioramento andatura del terreno, quindi farlo più montuoso, meno montuoso, abbassare, fare più profondità dell'acqua, non lo so. Però una cosa è sicura, vogliono introdurre il fatto che i dinosauri devono trovare bene nel loro habitat, quindi è una questione poi di zoo. Questa cosa io credo che sia influenzata per via del fatto che... via del fatto che... usciranno due giochi dedicati allo zoo, uno Prehistoric Kingdom, che anche se è un indie in questo caso, però sa il fatto suo, si è visto, e si dedica molto all'aspetto estetico, molto alla paleontologia dei dinosauri, cosa che Jurassic Park non fa, però se quello è un punto a favore di quel gioco, giustamente questi dicono no, noi dobbiamo cercare di fare qualcosa di più...
interattivo e può facilitare a imparare meglio i dinosauri, e quindi cercheremo di migliorare, farlo proprio uno zoo, non più una gestione parco, ma una gestione da zoo, perché uscirà anche Planet Zoo, che terrà molto testa a questo capitolo. Soprattutto perché quello non è un gioco indie, ma sarà un gioco uscito da una casa sviluppatrice che ha fatto già parchi, quindi gestionali. È tutto da vedere, insomma. Bene, quindi vogliono migliorare questi aggiornamenti. Vogliono fare questi aggiornamenti e mettere DLC, quindi altri dinosauri. Quindi si ipotizza quindi di un DLC dedicato alla famiglia dei spinosauri, che non sarebbe una cattiva cosa, eh? Introdurre nuove classi di quelle famiglie non sarebbe malvagio. Poi ci sarà un DLC che si chiama 1993, molto interessante perché si baserà sull'aspetto estetico degli edifici del film di Jurassic Park, proprio dei primi film. E questo è una gran bella cosa. Poi un'altra cosa, sarà il DLC dedicato a che cosa? C'era un DLC che ancora non si sa nulla del Triassico, però non si sa ancora nulla, però si era parlato. Un altro DLC in questione si chiama Jurassic Park Operation Genesis, proprio si chiama poi così il DLC, ovvero DLC no, JPOG, ovvero Jurassic Park Operation Genesis, proprio per far capire. E forse molti stanno pensando che metteranno l'Albertosauro. Perché sono uno dei dinosauri che avevano preannunciato e annunciato tempo fa. Al di là, sì, quel fan mode facendo i design e modificando i dinosauri aveva introdotto. Sì, vero. Solo che adesso loro, se voi state notando, stanno mettendo effettivamente i dinosauri di Jurassic Operation Genesis. Basta vedere l'Acrocanthosaurus, finalmente l'hanno messo. Hanno messo anche altri dinosauri, hanno messo il torosauro, hanno messo Styracosauro, sono dinosauri che si sono visti già, anche l'allosauro, al di là che era di Jurassic, sì, Jurassic World Fallen Kingdom, però stanno mettendo i dinosauri di Jurassic Operation Genesis, che ne erano pure un bel po', eh. Mo si gira voce che vogliono mettere l'Albertosauro e forse anche il Pachirinosauro. Non sarebbe malvagio. Comunque, altro DLC interessante, che non si sa se è un DLC o un upgrade, quindi un aggiornamento più che altro del gioco in sé, è sulle creature acquatiche. Si è scoperto e hanno pubblicato le strutture acquatiche sottomarine, percorsi subacquei, i recinti, il tipologia di cibo. Quindi qualcosa mi fa capire che vogliono fare, forse per l'estate, un DLC o un upgrade, per l'appunto, dedicato ai creature acquatiche. Ma non sappiamo se è un DLC o meno, si parla di DLC. Secondo me è un upgrade dove puoi mettere finalmente il mososauro e magari qualche altra creatura acquatica, sia per il gioco, per ampliarlo, per le tipologie di dinosauri o creature comunque, e sia per aumentare mappe, per fare anche una cosa anche molto interessante a mio avviso, eh. È una cosa più che positiva. Poi magari faranno dei DLC dedicati alle creature acquatiche più in là. Forse, o sarà un DLC vero e proprio. Non lo sappiamo. Però già il gioco in sé è fatto bene. Quindi ha molte cose. Se aggiungono queste cose ancora meglio. Dinosauro pronto finalmente al rilascio e possiamo finalmente vedere questa sfida tra un T-Rex è un acrocantosauro, perché il T-Rex è comunque pericoloso. Madonna, quella capra! Per poco non la calpestava. L'acrocantosauro. Vediamo chi è il più pericoloso. Secondo me vince il T-Rex. Sta buono. Io credo che vince il T-Rex in teoria, perché è per la questione della mascella, ragazzi. Punto. Lui non è che il T-Rex, perché il T-Rex ha molte debolezze. Uno sono le braccia, ha due artigli, ha due ditine del cavolo, rispetto già a un acrocantosauro che ha le braccia un po' più grosse, ma nello stesso tempo ne ha già tre artigli. C'è una piccola già differenza. Madonna, quanto è piccolo quel Il Dilophosaurus gira così a caso che nessuno se ne fotte della sua esistenza. Comunque vediamo il confronto fra loro due. Un'altra cosa che volevo dire,
Sì, l'Herrera è il più piccolo della famiglia dei Tiranidi, quindi praticamente tra l'Herrera e, come posso dire, l'inizio dei Tiranidi, decisamente. Infatti da tre artigli passeranno poi a due. L'Albertosauro è appunto... già si affrontano. Vedete che già il T-Rex è un po' più grosso. Oh cavolo, stanno suonando proprio ora. Solo un secondo. Sì. Sì, perfetto. Eccomi, scusatemi. Qua, proprio ora, proprio che devo pure staccare, volevamo vedere giusto sto combattimento. Oh, sta durando già, madonna, pensavo che era già finito. Scusate per la mancanza d'assenza momentanea. Qualcosa mi dice che vince un'altra volta l'agro, non so perché, ma secondo me per la questione sempre del peso. Si è arreso. Si è arreso, quindi vuol dire che il T-Rex avrebbe vinto. Vedete, quello se n'è scappato, lui l'ha guardato e del tipo va, chi se ne frega. Vabbè, bene, detto questo, hanno aumentato anche i danni. Bene, devo chiudere. Sapete, come ho detto, ambito lavoro e cosa, quindi ho fatto un bel video dedicato ai dinosauri. Poi se vedete in full HD, perché comunque lo sto facendo in full HD la registrazione. Bene, ultima cosa. A parte che voglio vedere se hanno aggiornato qualcosa. No, è rimasto ancora standard. Ah, un altro aggiornamento interessante saranno i cuccioli. Hanno parlato di cuccioli sui dinosauri e quindi non sarebbe una cattiva cosa, anche perché come si chiama? Prehistoric Kingdom o appunto Planet Zoo, il prossimo che dovrà uscire, si parla molto di cuccioli, giustamente, di famiglie. E noi sappiamo perfettamente che in Jurassic Park, cosa che mo adesso non hanno introdotto, che sì, sono tutte femmine, ma ricordiamoci che con il DNA del rospo che hanno di base, la femmina può diventare maschio, cambia sesso per questioni di esigenza e quant'altro. E questo lo dice la prima cosa all'inizio del film di Jurassic Park, lo accennano già, quindi senza che uno fa l'esperto, ah, ma sono tutte donne, femmine. Ribadisco, è un film di fantascienza. Ci sono un sacco di errori, ma nello stesso tempo almeno ti spiega il fatto come si riproducono. Mi consentate. Mico, me consentate. Bene, per il resto credo che abbiamo finito. Vi ho fatto vedere il T-Rex comunque avrebbe vinto perché si è visto che se n'è scappato l'acrocantosauro, quindi proprio perché ha fatto capire che non poteva reggere un confronto del T-Rex. È come vi ho detto io, quindi per l'appunto. Bene. Altri aggiornamenti, ve l'ho detto un bel po' a dire il vero, con l'acrocantosauro di nuovo. E niente, quale altra cosa? Cercherò di fare qualche sfida, sbloccherò qualche dinosauro. E no, non sbloccherò nessun ibrido perché non voglio gli ibridi, non ne ho voglia, anche se dovrei sbloccarli perché comunque fa parte del gioco. Sta buono. E anzi, sta buona. Buona, ecco. E niente. Detto questo, credo di aver concluso e ai prossimi DLC non so quali saranno, però per il momento questi si parlano e non so pochi, non so per niente pochi. Ah, giusto, un altro piccolo piccolo è gli aggiornamenti degli aspetti estetici degli edifici che cambieranno nomi o cambieranno comunque andamento di strutture, cioè magari che ne so, una struttura del fast food, no? Può avere un colore diverso e cambierà, se gli cambi l'aspetto estetico, praticamente cambia il menu e cambia anche il design o quello che può attirare, non lo so, però si parla di queste, anche di queste piccole aggiunte e aggiornamenti. Vedremo, vedremo. Bene, spero di essere stato interessante l'argomento, il video e mi dispiace che è durato abbastanza perché credo che è durato più di quasi un'ora, perché non sto vedendo quanto ho registrato. E quindi vi saluto con questo video, che il prossimo video che sarà non so quando. Infatti mo devo staccare perché mi hanno chiamato e devo fare le mie cose, il lavoro, eccetera. Sapete, qui dal 38 passo e chiudo. Come si stacca qui? Bella ragazzi.